Daniele Di Donato, allora se l'Arezzo non avesse pareggiato, veramente ci sarebbe stato da mangiarsi le mani fino ai gomiti, perché un ottimo, splendido primo tempo, due leggerezze difensive che per poco, insomma, non ci costano caro. No, no, hai detto perfettamente tutto giusto. Abbiamo fatto un primo tempo bello, bello da vedere, una squadra di personalità, una squadra che non aveva paura di giocare, una squadra che sapeva quando attaccare e quando difendere. Peccato per quei minuti iniziali dove abbiamo un blackout e dobbiamo lavorare lì, su quella fase iniziale del secondo tempo. Per oggi, ragazzi, sono stati splendidi, sono stati grandiosi perché hanno voluto a tutti i costi recuperare una partita che meritavamo. E la cosa bella che è arrivata poi sotto la nostra curva, che ci hanno sostenuto dall'inizio alla fine, quindi è stato un epilogo bellissimo, meritatissimo, e faccio i complimenti appunto ai ragazzi. Due appunti a questa squadra: uno che non ha finalizzato tutta la mole grandissima di gioco, specialmente nel primo tempo. Io ho contato cinque occasioni nel primo tempo clamorose, e poi le solite amnesie da calcio da fermo. Insomma, quello è un po' il nostro Sì, copyright. dobbiamo lavorare, ci dobbiamo lavorare e dobbiamo cercare di essere più attenti nei calci piazzati, perché è un difetto che ci portiamo un po' dietro da troppo tempo. Per quanto riguarda le occasioni, è un po' che creiamo tanto e realizziamo poco, però ti ripeto, ci si lavora, ma la cosa bella di oggi è che è stata che nonostante il 2-0, nonostante il rigore negato, nonostante il gol annullato regolare, nonostante tutto, la squadra non ha mai mollato fino alla fine e alla fine ha raggiunto un pareggio meritatissimo. Volevo ritornare anche su queste decisioni arbitrali, no? Che mancano un pochino, perché insomma abbiamo visto due situazioni poco chiare. No, si inizia a essere stanchi perché alla fine è sempre un qualcosa che ci viene tolto, perché il gol di Caso era la presa con il petto, il rigore non dato, cioè, alla fine inizia a pesare che poi sono tanti episodi che si stanno accumulando e ci precludono appunto un risultato maggiore. Speriamo che questi episodi si rigirano, nel calcio come si dice ti dai e ti togli, e speriamo che adesso ci inizi a dare. Sì. Come se lo spiega questo vantaggio della Carrarese 2-0, tra l'altro con un ottimo inizio di ripresa e poi cos'è accaduto? È accaduto quello che succede alle persone che giocano a calcio. Ci sono squadre anche più brave di noi. Ti vuoi che ti faccia un esempio? Te lo porto. Una volta il derby Torino-Juventus, con la Juventus vinceva 2-0, ci giocava Platini, Boniek, Rossi, Tardelli, poi se vuoi vado avanti. Vincevano 2-0 e in 5 minuti hanno preso 3 gol. Ultimamente abbiamo visto l'Inter che il primo tempo vinceva 2-0, ha perso 3-2. Allora questi sono più bravi di noi, eh? Il calcio è questo, eh. Il calcio è fatto di situazioni, il calcio è fatto di emozioni, perché quando tu sei in vantaggio e ti cominci a prendere paura, è normale che ingigantisci i problemi che hai. Invece dovresti continuare a giocare sul 2-0, dovresti, anzi, correre ancora con più sicurezza perché hai due gol di vantaggio. Queste cose non le fai, però non è detto che c'è una medicina, o come certi soloni che vogliono spiegarti il calcio, che cosa spieghi? Spieghi la vita. Come mai è passato con il verde, un cretino è passato con rosso, quelli sono morti. Sono più sfortunati loro, no? Voglio dire. E quella è la vita, il calcio, è la combinazione. Però siccome il calcio è fatto di emozioni, quando tu vinci 2-0 devi caricarti, non ti devi prendere paura, anche se hai subito un'azione pericolosa. A livello di gioco comunque trova che il pareggio sia giusto, insomma l'Arezzo ha giocato un'ottima partita. Questo lo dice lei, No, perché era una domanda, non era un'affermazione. no, e come faccio a dirti una cosa del genere? Scusa, se tu sei obiettivo, non sei tifoso, lo sai anche te qual è la risposta, non te la devo dare io. Voglio dirti, hai visto le situazioni di gioco in cui la Carrarese il primo tempo poteva passare in vantaggio? L'Arezzo è un'ottima squadra, allenata bene, gioca un bel calcio, però alla fine dei numeri, se andiamo a fare lo score, no? Le palle gol, la Carrarese le aveva avute, le aveva anche fatte, e quando tu arrivi a 85 minuti alla fine, vinci 2-0 senza nessun pericolo, come fai a dire? Che ci sia questa amarezza io la comprendo in pieno, però vista la partita, visto ecco, il possesso palla dell'Arezzo, insomma, rispetto alla Carrarese e le occasioni nel primo tempo dell'Arezzo, Sì, sono ma state poche. io sono molto obiettivo, perché se non fossi obiettivo non potrei migliorare la mia squadra. Comunque io spero quando vengo a Arezzo di rigiocare la stessa partita, perché sono convinto che possiamo
fare qualcosa di buono. Poi se non succede, io sono sempre pronto a fare i complimenti agli avversari. Difatti i giocatori dell'Arezzo, a Cutolo, non è che hanno fatto a tutti i complimenti, perché nel calcio bisogna saper accettare anche le situazioni che ti fanno male, ci sono anche gli avversari. Però da lì a volermi far dire che il pareggio è giusto, insomma, mi sembra un po' esagerato. Io ho visto questa partita, insomma, questo è il mio giudizio. Dopo è chiaro che è chiaro che girano le scatole. Non voglio far polemica, però tu non mi puoi dire a me se il pareggio è giusto. Analizziamo la partita nei suoi dati e poi, se tu pensi che sia giusto, io no, può darsi che mi sbaglio, quando la rivedrò a freddo dico vabbè, mi sono sbagliato, ho visto un'altra partita, ma sono cose che ci possono stare, ma non te lo posso dire io. Tutto lì. Grazie. Arezzo Carrarese 2-2, grande prestazione di Aniello Cutolo, l'ennesima, una doppietta, che si fa? Una piazza, una strada, te la dedichiamo di Arezzo? No, ti ringrazio, ma non è ancora il momento, ecco, cerco sempre di dare il massimo, perché come ho sempre detto io ormai ad Arezzo mi sento a casa. Poi Carrara ha sempre un sapore particolare, l'abbiamo vissuto noi tutti insieme, no? Veramente un qualcosa di straordinario. Come brividi a pensarci. Appunto, quindi è sempre bello ritornare e pensare quel famoso 5 maggio che abbiamo vissuto tutti insieme. Però, ecco, al di là della prestazione di Cutolo, io penso che c'è stata una grande prestazione di tutta la squadra. Pareggio strameritato. Assolutamente sì, sono d'accordissimo, perché... E tornare a casa con 0 punti stasera sarebbe stato veramente un peccato. Invece ci abbiamo provato fino alla fine, abbiamo cercato di recuperare il risultato e siamo stati bravi. Senti, che ne dica Baldini, che ovviamente allena la Carrarese, che non è della stessa opinione, ma secondo noi il pareggio è strameritato. Poi fra l'altro ci sono stati 2 episodi in area di rigore che ancora, insomma, lasciano sì, molti dubbi. È normale, sicuramente il mister Baldini avrà valutato la sua squadra. Anzi, approfitto perché ritengo che sia un allenatore fuori categoria, perché è veramente allenatore che non c'entra niente in questa categoria. Però ecco, oggi non mi trovo d'accordo, perché io penso che noi abbiamo meritato questo pareggio, perché nel primo tempo soprattutto abbiamo fatto veramente, potevamo andare in vantaggio più di una volta, e quindi è un pareggio giusto. Senti, la nostra impressione è che l'Arezzo abbia ingranato un'altra marcia rispetto alla parte iniziale del campionato, però deve trovare un po' più di convinzione, un po' più di grinta. Sì, qui si sta facendo almeno sotto porta, come ho detto poc'anzi, è da Vercelli che è scattato qualcosa, ecco, dentro di noi, dentro lo spogliatoio. Però poi ci sono episodi, qualche errore ancora che commettiamo, perché fa parte del percorso di crescita di questa squadra. Noi dobbiamo continuare a credere in quello che si sta facendo, ma si vede in campo, e io penso che alla lunga ci toglieremo soddisfazioni e sperando di navigare in buone acque nel più breve tempo possibile. Lo speriamo tutti e forza Arezzo. Sempre.